Come state? Scusate per la mega assenza, ma è stato un mese veramente assurdo, penso uno dei più assurdi della mia vita. In pratica ho cambiato casa qui a Londra sempre e c'è stato un momento così di estremo disagio in cui in pratica mi è stato detto che avevo 10 minuti per andarmene dalla casa dove stavo prima. Quindi ho cambiato casa, sono riuscita a farmi un weekend in Italia per Pasqua. E cambiando casa, non ho internet, non ho wifi, dovrebbe arrivare fra qualche giorno, quindi dita incrociate. Però ci tenevo a fare questo video anche perché sennò accumulo tantissima roba di cui parlare e non riesco più a starci dietro. In questo periodo è stata anche la London Book Fair qui a Londra, sì, London Book Fair, quindi chissà dove era, va bene. E sono andata a vedere anche l'incontro con le booktuber, c'era Sanne, c'era Rosianna, c'erano altre due tizie, una che è quella del canale di praticamente di The Bookseller e un'altra che lavora per una casa editrice, ma non mi ricordo più quale. Ed è stato veramente molto interessante. Sono anche passata da Icon Books, che è la casa editrice dove lavora Lina, che fa video qui su YouTube, ed mi hanno dato questa borsa davvero, davvero carina, con dentro anche anteprime, diciamo, di libri, il loro catalogo, quindi, boh, interessante. Magari ve ne parlerò, se avete qualche domanda a riguardo, fatemi sapere. Un'altra cosa a cui tengo molto e che è stata ideata da Diana di Non riesco a saziarmi di libri è lo Stregathon a cui vorrei partecipare. Dobbiamo anche cercare di capire come cercare di importarlo o esportarlo, dipende dal punto di vista, qui in Inghilterra. E magari ve ne parlo in un libro a parte, anche perché non mi sono arrivati ancora tutti i libri. E tra l'altro, mamma, papà, chiunque di voi se mi state guardando, Speditemi Nicola la gioia, La ferocia si chiama il libro. Magari speditemi anche qualcosa di Mohan che ho lì in camera e del formaggio. Così. Se sentite questo mio appello, fatelo per favore. Ma chiusa parentesi, dicevo, vi parlerò dei libri che ho letto in questo ultimo periodo e vi farò vedere i libri che ho acquistato. È stato un periodo un po' strano, come vi ho detto, appunto molto stressante, quindi molti libri forse non mi hanno colpita particolarmente proprio perché non ero nella situazione mentale migliore per poterli apprezzare. Comunque, il primo di cui vi parlo è, o meglio vi accenno, è Station Eleven, perché ve ne ho già parlato in un video a parte. È sicuramente un libro molto, molto carino, molto, sì, è bello, non è un capolavoro della letteratura mondiale, però è molto interessante. Se vi interessa il genere distopico, fateci un pensierino. Successivamente ho letto A Pair of Silk Stockings di Kate Chopin, in questa edizione della Penguin, carinissima, e è una collezione di racconti che sono stati pubblicati, che erano stati pubblicati dalla scrittrice su diverse riviste. Secondo me si può già appunto vedere un po' lo stile di questa scrittrice di cui avevo letto qualcosa tratto da The Awakening ancora al liceo, però penso che effettivamente forse i suoi romanzi siano meglio. Certo è un modo, secondo me questi libricini qua sono interessanti per appunto avere un assaggio magari di scrittori che ci incuriosiscono, perché per 80p insomma vale la pena. Successivamente ho letto The Girls of Slender Means di Muriel Spark, non avevo mai letto niente di questa scrittrice, e questo è un libro che è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale a Londra, dove appunto queste ragazze povere, diciamo, vivono in una sorta di convitto femminile. E abbiamo diversi personaggi, no? Ci sono quelle che sono lì perché lavorano, quelle che danno lezioni, ci sono i personaggi di tre donne più anziane che sono quelle che un po' comandano, un po' dispensano consigli. Non mi è dispiaciuta come lettura, però secondo me il fatto che ci fossero così tanti personaggi in uno spazio così ridotto ha creato un po' di confusione. Però sicuramente è un libro molto ironico. Ed è una scrittrice che secondo me è interessante da scoprire.
La lettura successiva che ho fatto è stata anche in parte colpa di Einaudi, che l'ha spammato tantissimo, ed è La femme au carnet rouge di Antoine Laurent, cioè La donna dal taccuino rosso dovrebbe essere. È una storia molto romantica, se vogliamo, di questa donna che viene aggredita, le rubano la borsa, in realtà poi il ladro le frega solamente il cellulare, i soldi, però la borsa poi la butta così sopra un cassonetto. Un libraio trova questa borsa appunto vicino a questo cassonetto e decide di indagare sulla base degli oggetti che trova nella borsa. Non ci sono documenti, non c'è niente che riveli l'identità di questa donna, il suo nome, né nulla, però appunto c'è questo taccuino rosso dove lei scriveva quello di cui aveva paura, quello che invece amava, e quindi in un certo senso è come se lui si innamorasse di questa donna attraverso gli oggetti della sua borsa e va alla sua ricerca. È molto carino, una lettura sicuramente leggera e di quelle che fanno ben sperare, scaldano il cuore. Non è niente di emozionante. Per dire, di questo stesso genere ho preferito mille volte di più Un giorno di David Nichols, che secondo me invece è stato un po' snobbato, ma merita tantissimo. Un altro libro di cui vi avevo accennato, mi sembra, nel book haul, è The Art of Asking di Amanda Palmer. Amanda Palmer è un'artista, una cantante, sposata con Neil Gaiman, e in questo libro appunto parla dell'arte di chiedere. Lei è famosa per aver lanciato una campagna su Kickstarter per produrre il suo disco e ha avuto una risposta incredibile. Penso che sia ancora nel Guinness dei primati come campagna di fundraising così di successo. E in questo libro vediamo parte della sua vita, della sua crescita come artista e appunto dell'arte di chiedere, cioè del fatto di fidarsi delle altre persone e dare fiducia in cambio. È molto interessante, secondo me è una lettura che vi farà appunto pensare su quello che sono i rapporti che abbiamo con le altre persone, soprattutto con gli estranei. È interessante appunto quello di cui lei parla e come spiega appunto il suo l'evolversi della sua opinione nei confronti dell'arte, della musica e del chiedere. L'ultimo libro che ho letto in cartaceo è Nora Webster di Colm Tóibín, non so come si pronunci, che è uno scrittore irlandese. È molto famoso per il romanzo Brooklyn, che però non ho letto. E anche questo, come da quanto ho capito i suoi precedenti romanzi, è comunque ambientato in Irlanda, legato all'Irlanda. In questo caso è la storia di questa donna che rimane vedova all'improvviso e si ritrova quindi a dover andare avanti con la sua vita. Lei ha 4 figli, 2 femmine grandi che stanno finendo l'università e stanno per diventare insegnanti, e 2 maschi invece che vanno ancora a scuola. È ambientato direi alla fine degli anni 60, inizio 70, perché comunque cominciano ad esserci gli attentati dell'IRA, ed è quindi profondamente irlandese come romanzo. Da una parte mi è piaciuto molto perché è scritto molto bene e i personaggi sono caratterizzati in maniera molto profonda, quindi si entra proprio nella vita di questa donna e si vede come nonostante tutto lei debba cercare di ricominciare a vivere in un qualche modo. D'altra parte non mi ha colpita del tutto, ma non so perché, penso appunto che sia dovuto al fatto che non era un mese in cui io fossi particolarmente lì con la testa, però è sicuramente uno scrittore che mi ha incuriosita e mi ha colpita. I libri invece che ho letto in ebook sono 2 Paolo Cognetti. Ho letto Il ragazzo selvatico e A pesca nelle pozze più profonde, e mi sono entrambi piaciuti veramente tanto. Il ragazzo selvatico mi spaventava un po', diciamo, perché non sono mai stata in montagna, quindi ho pensato probabilmente non riuscirò a,
accogliere nulla, e invece no, mi è piaciuto veramente tanto, mi ha fatto venire voglia di andare anch'io a passeggiare, magari non a cantare alle marmotte, però comunque penso che Paolo Cognetti sia uno scrittore formidabile, nel senso che riesce a catturare, anche parlando di una cosa semplice come può essere quella di affittare una baita in montagna. E stessa cosa, stesso discorso per Pesca nelle pozze più profonde, che è questa raccolta di saggi, potremmo dire, sull'arte di scrivere racconti. E quindi Cognetti va ad esplorare diversi temi citando tutti i suoi scrittori di racconti preferiti. Quindi da una parte avrete appunto sarete catturati dalla scrittura di Cognetti, dall'altra la vostra wish list crescerà a dismisura, perché quando si sente qualcuno parlare in maniera così appassionata di determinati scrittori è impossibile, secondo me, non diventare poi curiosi a propria volta. E una delle scrittrici che Cognetti cita, e che aveva già citato tra l'altro in un post del suo blog che avevo letto qualche tempo fa, è Alice Munro. E quindi ho letto Chi ti credi di essere, che avevo preso in offerta Lampo un bel po' di tempo fa. Chi ti credi di essere è una raccolta di racconti che però in un certo senso è anche un romanzo, nel senso che tutti i racconti comunque sono incentrati sulla figura di questa donna che si chiama Rose. E quindi la vediamo a diverse età e periodi della sua vita, in diversi momenti, in diverse città anche, ed è veramente molto molto bello, perché per quanto Rose in certi momenti sia secondo me insopportabile o faccia cose che non mi spiego, comunque mi sembrava di essere parte della sua vita, di essere entrata in quelli che erano i suoi pensieri, il suo modo di ragionare, e secondo me appunto non possono che non trovarmi d'accordo con Cognetti nel dire che la Munro è sicuramente una scrittrice formidabile, scrive dei racconti a cui continui a ripensare anche dopo tanto tempo che li hai letti, e secondo me quello è anche il segno di quanto un libro ti resti dentro, ti colpisca. Ultimo libro che ho letto in ebook, finalmente, è Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Ce l'ho anche in cartaceo, l'ho letta a casa, e finalmente appunto l'ho letto. È incredibile quanto un saggio scritto negli anni 20, mi sembra, o 30, beh, comunque parecchio tempo fa, sia ancora così attuale. Se non l'avete letto, fatelo, maschi, femmine, in ugual modo, perché appunto è incredibile come il mondo dal punto di vista delle donne sia ancora così, sia ancora non paritario. La chiudo qua con gli acquisti e passo, cioè no, con gli acquisti, con le letture, e passo agli acquisti, partendo dalla piratata del mese, che in realtà sia del mese scorso, sì, no, di marzo addirittura. Comunque è Down the Rabbit Hole di Juan Pablo Villalobos, io non parlo spagnolo, che è appunto questo libricino, e dovrebbe essere un romanzo comico però anche un po' dark, ed è di questa casa editrice che si chiama And Other Stories, di cui vi parlerò prossimamente, perché ho anche un altro libro che ho acquistato questo mese che si chiama By Night The Mountain Burns di Juan Tomás Avila Lorel. Questo tra l'altro è stato candidato e finalista per l'Independent Foreign Prize, praticamente un premio per la letteratura tradotta e pubblicata da case editrici indipendenti, se non erro. Quindi dicevo, questa casa editrice, ve ne parlerò presto, ha anche vinto l'English Pen Award, perché è una casa editrice che mi piace veramente tantissimo. Successivamente cosa ho comprato? Un bel po' di libri scritti da donne. Il primo è Everyday Sexism di Laura Bates, penso che ne avrete sentito parlare per l'Everyday Sexism Project, da cui appunto è poi nato il libro. Vi lascio il link sotto del sito. E lo sto leggendo ed è veramente inquietante, però è una lettura secondo me necessaria.
soprattutto in questo periodo in cui si parla tanto di femminismo e appunto questo dimostra perché è necessario parlare di femminismo. Altro libro, anche questo candidato a un premio, è How to Be Both di Ellie Smith. Dovrebbe essere una storia ambientata sia negli anni 60, sì, che nel Rinascimento. E appunto è candidato per il Man Booker Prize, il Folio Prize e anche il Bayes Women Prize for Fiction, e ha vinto il Costa Novel of the Year e il Goldsmith Prize, quindi un bel po' di premi. Sono molto incuriosita in generale anche proprio da questo Bayes Women's Prize for Fiction, anche altri titoli mi incuriosivano, però ho deciso di insomma acquistare solamente questo per il momento. Successivamente ho preso anche How to Be a Woman di Caitlin Moran. Lei è una giornalista e scrittrice inglese, e questo libro so per certo che è stato tradotto in italiano con un titolo che veramente, praticamente, non so, distrugge tutto quello che è il femminismo, perché How to Be a Woman in italiano l'hanno reso con Ci vogliono le palle per essere una donna. Vabbè. E dovrebbe essere appunto una raccolta di saggi abbastanza ironica e divertente per spiegare un po' appunto il femminismo in maniera un po' più leggera rispetto a Everyday Sexism, che invece appunto è una lettura non facile. E infine, per quanto riguarda sempre quel gruppo di lettura a cui partecipo, questo mese abbiamo deciso di dedicarci a Terry Pratchett, così in memoria, ed è stato scelto Gods Gods come libro, che dovrebbe essere l'ottavo nella serie del Discworld. Io non ne so niente in ogni caso, sono più ignorante, ma di un'ignoranza caprina per quanto riguarda questo autore e in generale il fantasy. Non so, faccio un po' fatica ad andare avanti, ma secondo me è proprio perché è un problema mio con questo genere. Però, boh, vedremo a lettura ultimata come andrà a finire. E niente, ho parlato tantissimo, mi sa, e mi scuso se sono un po' così inceppata, ma è tantissimo tempo che non accendo la videocamera. In ogni caso, se avete letto qualcosa, fatemi sapere, datemi qualche consiglio. Se avete qualche domanda, curiosità, sono sempre qua. Spero che appunto veramente il wifi mi arrivi il 7 maggio, perché sto impazzendo. E noi ci vediamo prestissimo. Scusate, mi è partita la sonoria, la sveglia. Comunque, dicevo, ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!